Sabato 17 settembre, giornata di protesta a Cosenza, come nel resto d'Italia, in risposta all'omicidio dell'operaio della logistica egiziano ucciso nella notte del 14 settembre a Piacenza. Come si è potuto leggere su un comunicato stampa diramato dall'USB Cosenza, Sparrow, CPO Ari, Alzo, Rifondazione Comunista, Abdeslam Hamed Diaf, 53 anni e 5 figli, operaio presso il magazzino di GLS di Piacenza, è stato ucciso da un camion lanciato contro il picchetto che accompagnava una difficile trattativa in corso nella notte di mercoledì 14 settembre. Abdeslam, pur non essendo un precario, lottava contro la precarietà e per il rispetto degli accordi sottoscritti, a prezzo di dure lotte tra gli operai e la GLS, costantemente messi in discussione dall'azienda, come stava avvenendo anche nella sera di mercoledì. Il settore della logistica è diventato da tempo strategico per il capitale, sempre più in cerca di profitti, che ora, dopo la delocalizzazione della produzione fuori dall'Italia, si realizzano attraverso una sfrenata competizione sulla velocità con cui le merci stesse si muovono per arrivare in tempi più rapidi possibile ai clienti finali. Oramai, di fronte al profitto, è lecito anche uccidere chi lotta contro le nuove schiavitù. Ma noi a Cosenza, come in tante città italiane, come innanzitutto a Piacenza e in tantissime altre città, oggi, nella giornata di ieri, dell'altro ieri, abbiamo ritenuto necessario, come dire, dare una risposta forte, visibile, in alcuni casi anche di massa, se vuoi, a questo omicidio politico, economico, che ha, come dire, interessato il compagno, il nostro iscritto dell'USB di Piacenza, del lavoratore della logistica, che è un uomo di 53 anni che lascia 5 figli, che era un lavoratore a tempo indeterminato che stava conducendo una battaglia, un presidio, diciamo, un picchetto alla GLS di Piacenza per costringere l'azienda a rispettare dei patti, degli accordi che aveva sottoscritto per l'assunzione di tanti lavoratori precari. Quindi era un lavoratore immigrato che stava lottando non per se stesso, per i propri diritti, ma per i diritti di tutti, per i diritti di altri suoi compagni, di altri suoi fratelli, per i quali rivendicava il diritto a un lavoro e a un lavoro dignitoso. Chiaramente i fatti di oggi dimostrano che questo non è un fatto isolato. Oggi è morto un altro operaio all'Ilva di Taranto, è morto un lavoratore all'ATAC di Roma. La deregolamentazione, diciamo, il fatto che il lavoro venga svuotato di garanzie e di tutele, sta portando a trasformare l'attività lavorativa stessa in un fattore di rischio. La gente muore perché, pur di difendere i profitti, gli imprenditori, i padroni, sia pubblici che privati, come dire, in qualche maniera sono disposti a tutto, persino ad ammazzare le persone, come avveniva negli anni 40 e negli anni 50. Allora, oggi è giusto essere in piazza perché era un episodio gravissimo, diciamo, era dagli anni 70 che non veniva ammazzato un operaio in Italia mentre faceva un picchetto. Questa è la dimostrazione di come il conflitto capitale-lavoro si sia trasformato in una vera e propria guerra di classe, in quanto i padroni, pur di non rinunciare a un euro del loro profitto, sono arrivati anche ad essere disposti ad ammazzare gli operai. Non sono più disposti a concedere niente, il tempo delle politiche concertative e di compromesso è finito e quindi bisogna riconquistare con la lotta tutto ciò che ci hanno tolto. Giovedì 22 settembre, presso la libreria Ubic di Cosenza, si è svolta la presentazione del libro Le cose semplici di Luca Doninelli, finalista al premio Sila 49. Con Luca Doninelli ha dialogato Andrea Amoroso. Il libro parla di un giovane che incontra a Parigi una ragazzina enfant prodige della matematica. E i due si innamorano, si fidanzano, si sposano. Lei, poco più che ventenne, va in America, ma il mondo si inceppa e in un batter d'occhio tutto finisce. Niente più petrolio, niente più energia elettrica, commercio né moneta, niente più regole sociali. Ovunque solo guerre e carneficine. Il mondo si imbarbarisce e la sua caduta coglie i due innamorati ai due lati dell'oceano, senza possibilità di comunicare. Per 20 anni i due vivranno lontani. Lei ha una vita durissima, lui comincia a scrivere per non dimenticarla, finché, dopo tanti anni, i due si ritroveranno, accesi dal fuoco della passione e dal bisogno di verità.
Le cose semplici è il tentativo di raccontare il cammino dei nostri desideri più comuni ed elementari e di tutto quello che ci tocca il cuore, fino a straziarci con la sua bellezza o con il ricordo pungente di essa, attraverso la labirintica distruttività del mondo. Il nostro bisogno di vivere una vita che si possa dire umana, di gioia ma anche di un dolore dotato di senso, è destinato a imbrangersi contro il muro del potere, della superficialità, del pensiero indotto e dei luoghi comuni. O può trovare soddisfazione? L'autore, Luca Doninelli, nasce a Leno nel 1956. Nel 1978 conosce Giovanni Testori, che gli fa scrivere il primo libro, intorno a una lettera di Santa Caterina. Tra le sue opere narrative ricordiamo I due fratelli, La revoca, Le decorose memorie, Talk show, La nuova era, Tornavamo dal mare, La polvere di Allah. Per Bompiani ha pubblicato Salviamo Firenze e fa che questa strada non finisca mai. Insegna etnografia narrativa all'Università Cattolica di Milano. Da questa esperienza nasce il volume Cattedrali e il progetto collettivo Le nuove meraviglie di Milano, di cui sono stati pubblicati i primi tre volumi. Ha vinto, tra gli altri, un premio Selezione Campiello, un Grinzane Cavour, un Super Grinzane Cavour. È stato finalista al premio Strega nel 2000. Martedì 20 settembre è stata una giornata importante per la comunità romanes di Cosenza. Si è infatti laureato in Scienze dell'Educazione presso l'Università della Calabria Fiore Manzo, attivista rom e presidente dell'associazione LAV Romano. Studioso appassionato per la storia, la lingua e la cultura rom, ha pubblicato un suo libro di poesie dal titolo Pezzi di cielo congiunto e collabora alla redazione della rivista Roma Cultural Magazine. Manzo, che è qui con noi, uno dei primi ad essersi laureato tra i primi del villaggio dei Rom stanziali di Cosenza. Una grande soddisfazione per lui, una notizia che è rimbalzata sulle cronache dei giornali della città. Allora, innanzitutto è stata una grossa gratificazione personale, vero Fiore? Ma io ti ringrazio per l'intervista. Il fatto che una persona di origine Rom insomma desti così scalpore quando si laurea è una cosa anomala, dovrebbe essere così almeno, ma purtroppo non lo è, perché non è una cosa che accade tutti i giorni, siamo troppo pochi. Io sono il quinto, contandoli proprio sulle dita, 5 persone, ed è una grossa emozione, una cosa nuova che ha colpito un po' tutti quanti, da partire da me alla mia famiglia in generale, alla comunità. Tutti, ecco, è giusto dire che sei tra i primi, ma sei veramente un unicum, oppure a Cosenza c'è qualcuno che si è laureato tra i rom stanziali della città? Ma guarda, ci sono stati, come dicevo prima, una ragazza nel 99 che si è laureata e fece anche lei insomma notizia, all'epoca c'era il sindaco Mancini che le diede anche un incarico. Eugenia Bevilacqua si è laureata nel 99, sempre all'Unica, e invece poi qualche anno dopo si è laureata una ragazza che l'ha seguita poi il fratello, che abitavano perché stanno al nord, su Via Popilia, e successivamente anche altre due persone. Io sono, te l'ho detto, sono il quinto. Bene, allora, siamo in questo momento insieme a te in un contesto che non è assolutamente accademico, e infatti è una zona semplice, che potrebbe essere una zona, diciamo anche così, una come un'altra della città di Cosenza. In realtà non è un caso perché siamo qui, perché siamo ai Gergeri. Ci vuoi spiegare qual è il significato per la storia della comunità rom di Cosenza? Ma io la tesi l'ho scritta proprio sulla mia comunità, ho cercato di salire più lontano possibile attraverso ricerche in archivio, ho fatto dei censimenti, ho raccolto quelli che sono stati fatti precedenti, ho fatto interviste per cercare di capire cosa stati i passaggi della comunità ha fatto. I Gergeri è stata il secondo passaggio, il terzo passaggio documentato, seguito da
nel 1777 attraverso delle fonti proprio rintracciabili in un atto notarile del notaio Pasquale Assise, che ha citato Cinzia Altomare in un suo racconto pubblicato su Cosenza Antichi Delitti di Francesco Caravetta. E là appunto si può leggere che c'era un insediamento nei pressi di Piazza Riforma. Successivamente si può ricostruire la storia degli insediamenti a Cosenza a partire da Pane Bianco, che dove sono stati almeno dagli anni 30 fino agli anni 60. Negli anni 60 li hanno spostati qua, dopo l'amministrazione da allora li spostò qua in via Gergeli, molto più avanti però, perché qua siamo nei pressi proprio del ponte di Calatrava. Si parla più o meno dove c'è la benzina, molto più avanti, quindi in delle casette fatte soltanto fatte non in muratura ma in legno. E dopo, vicino comunque da queste parti qua, c'erano delle casette delle persone che non avevano case, che il comune aveva costruito negli anni 50. E poi sempre fine anni 60, anni 70, i rom sono trasferiti da quelle baracche direttamente in queste case in muratura perché i non rom andarono nelle case popolari. Quindi questi sono dei passaggi per capirne un po' una parte della storia. E noi poi ci siamo stati fino al 14 dicembre 2001, qua a dicembre. Io dal 92, anno in cui sono nato, fino al 2001 sono stato qua. Poi siamo stati trasferiti in via degli Stadi, dove ci sto ancora attualmente. E questa è una parte, diciamo, della storia molto sintetica, perché comunque ci tradite molto. Sempre qua con Fiore Manzo, neolaureato, diciamo portavoce attraverso i suoi importanti studi accademici e la sua laurea, che ha fatto parlare molto nelle cronache della città, della cultura rom. E questa è appunto quella che tiene in mano Fiore, questa è la laurea di cui si è molto parlato, la tesi, sì, di laurea, l'elaborato finale, come si può leggere, istanziali modelli di insediamento dei rom a Cosenza. Ma noi siamo sempre in un luogo non accademico, sì, proprio perché appunto vogliamo parlare di sociale, di realtà vere e proprie. Siamo a Via degli Stadi, a poche centinaia di metri dal villaggio rom di Via degli Stadi. Che importanza ha questo luogo? Che importanza ha? Veramente è che si dovrebbe parlare di tutt'altro che importanza, perché come ho accennato poc'anzi, è un luogo segregato, voluto anche da chi, insomma, dagli stessi abitanti, perché all'inizio non hanno capito, perché presi dall'euforia delle case nuove, visto che si stava in condizioni pessime, hanno accettato. Poi però col tempo hanno capito che non era cosa, cioè la distanza che vi è fra Via degli Stadi e il centro non vi era, per esempio, fra Gergeli e il centro di Cosenza. Il fatto che bisogna scendere da una salita, che dopo mostro, così facciamo anche come separato da questo punto del quartiere in cui siamo, che comunque siamo sotto, non siamo precisamente sopra là nel villaggio vero e proprio. E quindi ci sono diversi problemi: problema dei trasporti, problema della distanza, problema appunto che siamo soltanto tutti rom, e questo non fa che creare insomma segregazione. Quindi nella tua tesi non hai semplicemente fatto un lavoro espositivo di raccolta dati, ma hai affrontato quelle che sono le questioni e le criticità di Cosenza. Io ho provato anzitutto nel primo capitolo a ribaltare il modello del nomadismo, che si pensa sempre che non sono nomadi per cultura. E la tesi, l'elaborato finale, non a caso si chiama gli stanziali, no? Per ribaltare questa concezione del romanismo che era. Nel secondo capitolo ho cercato essenzialmente di raccogliere quanto più dati attraverso opere letterarie e poetiche di dei viaggiatori anche come Swinburne e altri, De Tavelli, via discorrendo, che li hanno contati in varie parti della Calabria, tutti i dati che ci sono. Nel terzo capitolo l'ho concentrato, quello più grande, l'ho concentrato su tutta la storia, a partire da Pane Bianco negli anni del 1930 fino ad oggi,
tutti i modelli di insediamento che vi sono stati in questi anni qua a Cosenza e che sono appunto da un certo punto di vista si possono trovare, si possono raccontare. Nel quarto capitolo invece ho cercato essenzialmente di raccontare tutta la vicenda dei Rom romeni dai primi anni 2000 quando sono arrivati fino ad oggi e come le varie amministrazioni li hanno appunto accolti, così come ho fatto e trattati, così come ho fatto con i Rom stanziali, con noi Rom stanziali. Alcune persone già so che si è creata pure una questione anche mediatica su questa laurea, che hanno detto: ma questo è un ragazzo italiano, cosa c'entra con i Rom romeni? Vorrei anzitutto rispondere qua, tu me ne dai l'occasione, a questa provocazione tra virgolette, perché purtroppo quando le cose poi non si sanno si tende a passare i messaggi sbagliati. In effetti bisogna un attimino correggere alcune cose. Noi siamo Rom ugualmente, soltanto che loro vengono dalla Romania, ma noi siamo qua stanziali, questa è l'unica differenza. Ma questo non implica il fatto che noi non siamo Rom, ce lo siamo entrambi, soltanto con percorsi diciamo migratori diversi. Se noi siamo giunti qua, i nostri antenati sono giunti qua 600 anni fa, loro si erano fermati in Romania e sono per questioni legate a povertà sono giunti qua ai primi anni 2000 perché volevano trovare un posto dove si stesse meglio sicuramente. Questo è un po' la cosa. E invece poi alla fine della tesi si trova un appendice finale dove a partire da articoli di giornale, fotografie che ho preso da là, Ercole Scorza che gentilmente mi ha dato delle foto per quanto riguarda come proprio l'insediamento di Gergeli come era prima e durante il trasferimento del 14 dicembre 2001, e poi grazie a un altro amico, Diego Mazzei, che ha fatto delle fotografie attuali di adesso dei vari insediamenti. Poi ho creato questo capitolo grazie pure al loro aiuto, insomma è nato questo appendice finale che è molto utile un po' per capirne meglio le dinamiche. Poi non c'è soltanto storie, ci sono anche delle proposte, quello che potevano fare eventualmente le amministrazioni ma non hanno fatto, quelle noi per esempio come la Fromano, noi della Fromano abbiamo proposte, mai ci hanno ascoltato, quello che abbiamo proposto anche i Rom rumeni con le altre associazioni non hanno fatto le varie amministrazioni. Insomma, ci sono tante cose, non soltanto una ricostruzione storica, si prova anche a dare delle soluzioni in questa tesi. Si è svolta nei giorni 23, 24, 25 settembre la decima edizione del Festival del Fumetto Le Strade del Paesaggio. Protagonista ancora una volta il centro storico della città di Cosenza. Dal Teatro Rendano al Museo del Fumetto al MAM. Un programma ricco di incontri, mostre e ospiti internazionali e nazionali, come ad esempio l'attore ed interprete Claudio Santamaria, protagonista di Lo chiamavano Gig Robot. 5 location, 7 mostre, 230 opere, 90 ospiti tra cui A.R. Joe, nella sua prima europea, e Vincenzo Sparagno, da Frigidaire alla Repubblica di Frigolandia, entrambi ospiti della conferenza stampa di presentazione del festival insieme a Lorenza Di Sepio, che ha curato la mostra Matite Digitali. Un evento ricco di cultura e colori e divertimento, che ha puntato anche alla promozione e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e territoriale.